Ciao amici, bentornati sul canale YouTube dedicato alle radio amatoriali e professionali. Oggi parleremo di CB e lo faremo con l'Alan 42DS. CB portatile, originariamente a 40 canali, ma espandibile a 400 canali, AM/FM, 4 watt e 1 watt di potenza, massima potenza e minima potenza dichiarati. Poi lo proveremo con lo strumento per verificare l'esatta potenza in uscita. Prima di cominciare, volevo ricordarvi di iscrivervi al canale e di mettere un like al video. Adesso cominciamo con l'unboxing. Adesivi e manuale di istruzioni in italiano. Carica batterie 14 volt. Pacco batterie. Con l'ingresso per la carica. Eccola qui la nostra mitica radio Alan 42DS. Pacco batteria più piccolo già inserito. Molto bella. Il caricabatterie, diciamo l'alimentatore, più che caricabatterie, anzi l'alimentatore da il trasformatore da auto con attacco accendisigari. E con l'attacco per antenna esterna, nel caso lo volessimo appunto usare in auto, colleghiamo l'antenna che abbiamo sul tetto direttamente qua. E poi l'antenna portatile con attacco a BNC. Ok, andiamo a inserire le batterie e lo accendiamo. Ok, ho inserito 6 batterie alcaline AA da 1,5 volt nel pacco portabatterie. Accendiamo. Vediamo che abbiamo potenza, sono massima, abbiamo potenza alta e potenza bassa. Poi abbiamo i due tasti up and down per la selezione dei canali. I canali sono 40 perché la radio è completamente originale, appena uscita dalla scatola, ma è possibile modificarla a 400 canali su 10 bande tramite una modifica che va fatta all'interno dove c'è da chiudere dei ponticelli, da saldare dei ponticelli. Ok, poi abbiamo quindi appunto il tasto per la potenza alta-bassa, il tasto canale di emergenza per andare direttamente sul 9, tasto per l'illuminazione, tasto per la scansione. Ok, e poi abbiamo i pulsanti che vanno avanti di 10 per volta e il dual watch per consentire metterlo giù i due canali contemporaneamente. Poi in alto abbiamo lo squelch e il volume. Ok, proviamo la potenza in uscita con il rosmetro wattmetro. Abbiamo collegato il nostro CB con l'adattatore
veicolare ad accendisigari, quindi alimentato a una tensione di 13,8 volt come se la macchina fosse in moto. Trasmettendo in alta potenza abbiamo una potenza di 3 watt, precisi, circa 3 watt. In bassa potenza abbiamo un po' meno di 1 watt, circa 1 watt. Adesso invece abbiamo collegato il nostro CB con l'adattatore, con il pacco batterie stilo da 6 batterie alcaline, quindi da 9 volt. E la potenza risulta essere di 1 watt in bassa potenza e 1 watt e 4 in alta potenza, quindi c'è una bella differenza. Bene amici, siamo giunti alla fine di questo video sul CB portatile Alan 42 e abbiamo visto che la potenza è un po' inferiore a quella dichiarata, sono 3 watt con l'adattatore diciamo da auto, quindi con l'adattatore che si inserisce qui al posto del pacco batterie e si infila nella presa accendisigari dell'auto. Con una tensione di 13,8 volt sono 3 watt di potenza in uscita e 1 watt con la potenza bassa. C'è da considerare anche nelle prove la perdita del cavetto che ho utilizzato, che comunque non dovrebbe essere superiore al mezzo watt, quindi insomma 3 watt e mezzo circa di potenza in uscita. Abbiamo i 40 canali, la possibilità di espanderlo a 400 canali su 10 bande da 40 canali l'una. Una modifica che si può fare aprendo il corpo radio e effettuando dei ponticelli con, diciamo, col saldatore su quattro ponticelli che sono già prestampati sul circuito stampato, basta chiuderli e porteremo l'apparato a 400 canali. Direi un apparato molto valido, l'unica pecca manca l'SSB che si può trovare su pochi apparati portatili, ma insomma su qualcuno si trova. La radio è fatta di buona costruzione, non è pesante, anche diciamo da tenere in tasca, non è troppo ingombrante, insomma chiaramente è più grande di un portatile VHF, UHF, tipo Baofeng o similare, però è una buona radio insomma. Anche l'ergonomia dei comandi è buona, direi che tutto sommato per il prezzo che ha, che siamo intorno credo ai 180 euro se non sbaglio, è una buona radio, ecco, mi ha fatto una buona impressione. Bene, se vi è piaciuto il video mettete un like e vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere gli aggiornamenti sui prossimi video. Ciao, alla prossima!